Operatori sanitari messi a dura prova da 2 anni di pandemia, in un momento difficile dal grande sacrificio che segue a tagli al generale impoverimento delle risorse a beneficio della sanità pubblica. Un sit-in di protesta si è tenuto davanti al CUP dell'ospedale Renzetti di Lanciano a sostegno di tutti gli operatori sociosanitari in difficoltà a seguito della decisione ASL di dirottare figure professionali dal nosocomio lancianese al Santissima Annunziata di Chieti. L'utenza del Medio Sangro non vede così garantiti servizi essenziali, mentre il Renzetti diventa sempre più ospedale periferico, progressivamente sempre più carente. In affanno il personale che resta proprio a Renzetti. All'appuntamento è intervenuto anche il sindaco Paolini col consigliere regionale Taglieri e quelli di opposizione Marongiu e Verna. La protesta è contro delle scelte scellerate della nostra azienda che hanno creato con la manovra di riaprire il COVID, la medicina COVID di Chieti con personale preso da Lanciano e da Ortona, crea un duplice danno, quello organizzativo e quello strutturale, perché effettivamente lì dove sono stati presi gli infermieri e gli OS, le attività vanno a diminuire, le attività vanno comunque ad essere penalizzate. Ricordiamoci che siamo in emergenza non da un giorno, da 2 anni, per cui l'azienda aveva tutto il tempo per approvvigionare del personale e offrire al personale stesso che è fuggito contratti ammiccanti. Noi spingiamo molto invece su un piano assunzioni importante e strategico perché se è vero che Chieti è ospedale Covid, Lanciano proprio perché non è Covid o co con esso anche Ortona, si sarebbero invece con un piano assunzioni adeguato garantire tutto il resto delle attività, in primis quelle chirurgiche. Quindi non dobbiamo dimenticare che se è vero che il Covid è importante, ma sono importanti anche tutto il resto delle attività, le altre patologie. Noi ci saremmo aspettati molte più assunzioni proprio in questo periodo, proprio perché gli ospedali no Covid avrebbero potuto garantire quello che non può fare oggi Chieti.